esperimento. Bella acquazzone. Vero. Posso offrirle riparo? Sì, grazie. Prego. Così lei è belga? Sono venuta dopo la guerra. Una rifugiata? Uh-huh. E dove abita? Hotel Losanna, Montmartre. A pochi passi da qui? Sì. Bene. Perché non si toglie il cappotto? Mi permetta. E quello che è? Un micino. Povero piccolo, si stava bagnando tutto. Le piacciono i gatti, eh? Non particolarmente, ma questo mi faceva pena. Ha fame, sicuro lei non avrà un po' di latte? Sì, ce l'ho. A volte le cose sono migliori di quello che sembrano. Le sembro così pessimista? Lo sembra, ma io non credo che lo sia. Perché? Per uscire in una notte come questa, lei è un ottimista. Ottimista. Tutto tranne quello. Colpita dalla sfortuna, vero? Il suo spirito di osservazione è rimarcabile. Dice? Mi dica, quanto tempo è che è in questa città? Abbastanza a lungo. Quanto a lungo? 3 mesi. Non le credo. Perché? Lei è attraente ed intelligente, avrebbe fatto di meglio. Grazie. Mi dica la verità. Lei è appena uscita dall'ospedale o dalla prigione. Perché vuole saperlo? Voglio aiutarla. Cuore tenero? Esatto. E non voglio nulla in cambio. Lei è dell'esercito della salvezza? Beh, come vuole. Se la pensa così, può pure andarsene. Sono appena uscita di prigione. Condannata per cosa? Per furto. Furto in un negozio. Furto? Sì, esatto. Ho rubato un braccialetto. Cara, non poteva fare di meglio. Quanto le hanno dato? 3 mesi. Ah, e questo è il suo primo giorno di libertà? Sì. Ah, ecco. Povera cara. Bene. Niente è eterno a questo mondo, neanche i suoi guai. Ha fame? Un pochino. Bene, allora... Mentre io preparerò il cibo, lei potrà apparecchiare la tavola. Venga. Lei permette che approfitti di lei? La prego. Apparecchi solo per uno. Troverà tutto là dentro. Lei non mangia? No, grazie. A me servono solo coltello, forchetta e tovagliolo. Mm-hmm. Ecco qui. Brava. Li porti di là e si metta comoda. Ci metterò un minuto. Grazie. Prego. Non so se questo stuzzicherà il suo appetito o no. Uova strapazzate, un toast e un po' di vino rosso. Magnifico. Prego, si accomodi. Grazie. Ah, lei è stanca. Subito dopo aver mangiato l'accompagnerò al suo albergo. Lei è gentile. Non capisco perché faccia tutto questo per me. Perché no? È la gentilezza una virtù così rara? Cominciavo a pensare che lo fosse. Brindiamo. Un momento. Posso aiutarla? Non si preoccupi, arrivo subito. Ecco. Lei è strana. Io? Perché mai? Non lo so. E lei è affamata. Mangi le sue uova.
Che libro sta leggendo? Schopenhauer. Le piace? È abbastanza. Ha letto le sue critiche al suicidio? Che cosa dice? Nulla alla fine può essere separato. Poniamo che lei si addormenti senza alcun pensiero di morte, ma che questa sopraggiunga. Non la considererebbe una liberazione? Non lo so. L'avvicinarsi alla morte è terrificante. Anche un neonato che sapesse dell'approccio alla vita sarebbe terrorizzato. Però la vita è meravigliosa. Cosa c'è di meraviglioso? Ogni cosa. La primavera, l'estate, la musica, l'arte, l'amore. L'amore? L'amore esiste. E come lo sa? Io ho amato. Vuol dire che era fisicamente attratta da un uomo. Molto più di questo. Le donne sono capaci di qualcosa di più? A lei non piacciono le donne, vero? Al contrario, le adoro, ma non le ammiro. Perché? Le donne? Sono troppo realistiche, dominate da fatti fisici. Sciocchezze. Quando una donna tradisce un uomo, poi lo disprezza. Nonostante la sua bontà o posizione, lo abbandona per qualcun altro, probabilmente inferiore, ma forse più attraente. Quanto poco sa lei delle donne? Si meraviglierebbe. Quello non è amore. E l'amore cos'è? Donare, sacrificarsi. Le stesse cose che una madre fa per un figlio. Lei ha amato così? Sì. Chi? Mio marito. È sposata? Lo ero. Morì mentre ero in prigione. Ah, è così. Mi parli di lui? È una lunga storia. Fu ferito in guerra e rimase invalido. Invalido? Per questo lo amavo. Aveva bisogno di me come un bimbo. Ma era più di un bimbo per me. Era la mia ragione di vita. Avrei ucciso per lui. No, l'amore è qualcosa di molto reale e profondo. Io lo so. O almeno credo. Mi scusi, credo che ci sia un po' di tappo in quel vino. Ora le prendo un altro bicchiere. Ride di me? Eh? Oh, no. Ancora? Grazie, basta così. È molto tardi. E lei è stanca. Ecco. Potrà aiutarla per un giorno o due. Buona fortuna. Grazie. Oh, ma questo è troppo. Ma io... Veramente. Nessuno è mai stato così. Incominciavo a perdere la fiducia in tutto. Ho incontrato lei e ora ho voglia di credere nuovamente. Ma non creda troppo. Questo è un mondo crudele. Bisogna essere crudeli per viverci. Questo non è vero. Non importa quanto sia triste il mondo. Un po' di gentilezza lo rende bellissimo. È meglio che vada, prima che riesca a corrompermi. Non l'accompagno. Buonanotte e grazie.
Buongiorno signorina, nessun messaggio per me? Non ancora signore. Non ancora, eh? Quante volte ha portato i fiori alla signora? Due signore, una volta ogni tre giorni. Io ho ordinato per due settimane. Sì signore. Giusto. Beh, continuiamo così e restiamo ottimisti. Benissimo. Arrivederla. Arrivederla. Il signor Verdù? Sì, sono io. Sono il detective Moro, comando polizia. Vorrei parlarle. Entri, prego. Da questa parte. Ha dei bei pezzi antichi, non c'è che dire. Alcuni interessanti. Questo è curioso. Una vecchia testa di cannone. Di cosa? Sì, il cannone navale. Molto raro. Mi scusi.